Andy ha detto che hai visto che cosa c'è dentro uno di quei conigli. Già. Allora? Allora che? Allora, non fare il misterioso. Che cos'è? Non lo so, non la solita roba di Falcone. Che aspetto aveva? Bianca, come lo zucchero a velo. Ma il tizio che ha aperto il coniglio portava una maschera e guantoni di gomma fino ai gomiti. Sembra roba grossa. Ehi, hai già comprato quella barca? Scherzi, con lo stipendio da poliziotto. Sì, l'ho comprata. Io la mia...
Allora, che mi dici dei conigli? Falcone non può usare normali sacchetti di plastica. Controlla gli sbirri, non tutto questo schifo di città. Credevo che si parlasse di orsetti. Infatti i conigli sono una novità. Gli orsetti c'è la roba standard, quella che finisce ai corrieri. E i conigli? Finiscono da qualche parte, nei narri. Che significa? È tutto quello che so. Ho provato a chiedere, ma Falcone mi ha detto di farmi gli affari miei. Le storie su Batman mi hanno innervosito. Ehi, sei uno degli scagnozzi di Falcone, vero? Di chiunque mi paghi l'affitto. E tu stai con il dottore? Come te, amico. Con chiunque cacci la grana. Che vuoi? Vorrei sapere chi sta sopra Falcone. Nessuno. Falcone è il capo. Ma davvero? Ti spiego. Mi ha detto un uccellino che dietro Falcone c'è qualcuno di più pericoloso. Pericoloso quanto? Molto. Si dice di qualcosa nell'acqua. La gente ha visto cose strane, i propri incubi materializzarsi. Non ne so niente.
Beh, amico, così ho sentito dire. Roba grossa, i topi stanno abbandonando la nave. Senti, ti ho già detto che non so niente. Probabilmente non esiste. Qui non c'è. Batman è scomparso. Sto lasciando intimorire dalle voci che girano. Se era quella Bat cosa, ormai se n'è andato.
paura di te! Parlami dei conigli. Non so niente! È strano, ma ti credo. Chi ne sa qualcosa? Falcone gioca a carte coperte. Chiunque sia il suo committente gli ha fatto vedere i sorci verdi. Qualcuno deve sapere. Quel tizio, il suo avvocato, il suo, come si chiama, consigliere, lui dovrebbe saperlo. Falcone gli dice tutto. Come lo trovo? Facile, è l'unico al porto con un abito da $500, a parte Falcone. Cos'è che gli fa paura? Non lo so. Falcone e gli spazi chiusi. Lui sa tutto. Che stai facendo qui? Scusa, cosa intendi? Ma tu non sei il braccio destro di Falcone? Sono uscito a prendere un po' d'aria. Sono scesi nella stiva e io mi sento a disagio negli spazi chiusi. Capisco. Che mi dici del contatto di Falcone nei Narrows? Ho sentito che... Meglio per te non saperne nulla. D'accordo, come vuoi. Fai ciò che vuoi, da me non saprai nulla! Stai perdendo tempo! Ho troppa paura di Falcone, non c'è niente che tu possa farmi! No! No! Per favore, fammi uscire! Le pareti! Ti prego! No, non ce la faccio! Uscirai quando parlerai. Ti prego, qualsiasi cosa, solo fammi uscire! Voglio sapere degli orsetti e dei conigli. È così che Falcone sposta la sua merce. Gli orsetti sono per i corrieri, i conigli sono una novità. Di cosa si tratta? Non so che cosa contengano, ma è roba pericolosa. Finiscono a un tizio nei Narrows. Quale tizio? Non so come si chiami! Non ho mai visto Falcone così cauto. È una specie di dottore. Penso che lavori ad Arkham. Come trovo la merce di Falcone? Ormai è già stata quasi tutta smistata! Ti prego, fammi uscire! La merce di Falcone? Come la trovo? Falchi bianchi! Sono disegnati sulle sue casse! Non posso! Non posso! Questa mi sembra una prova. Le casse di Falcone? Esattamente. Credo che molte si trovino nella stiva del mercantile attraccato qui vicino. Perfetto. Se posso chiedere, perfetto per cosa, signore? Qualcosa di contrario. Qualcosa che non potrà nascondere. Dove è andato?
No, ho parlato con Maurice su al ponte di carico. Ha detto che più di mezzo carico non è ne Petro? Il capo non si porta dietro i suoi gorilla se non ha dei buoni motivi per essere nervoso. Non ha bisogno di essere nervoso.
Temo che granate fumogene e altri dispositivi per generare paura abbiano solo un effetto scenografico. Avranno effetto solo su nemici già spaventati. Servono i codici di sicurezza. Immediatamente, Patron Plus. Ora dovrebbe riuscire a penetrare nel sistema. Gente in gamba. La causa è la paura. Come un brutto trip si sono messi a farsi invece di spacciare. Ah, nessuno l'ha toccato. Attenzione! Che succede? Che è stato? Se Falcone se ne accorge, siamo morti! Diamoci da fare! Falcone è in fondo al molo! Dividiamoci! Scoprite chi è stato! Si pentirà di essere nato! Non ti avvicinare, dico sul serio!